la macchinizzazione dell'uomo. Si parla dell'intelligenza artificiale a volte con toni apocalittici, chissà cosa succederà, ci sono tante incognite e tante sfide da affrontare come per tutti i passaggi nella storia dell'umanità. La rivoluzione digitale è comparabile antropologicamente solamente all'scrittura, per esempio, un cambio fondamentale che anche ha cambiato il cervello anatomicamente, fisiologicamente dell'essere umano. Dunque, il problema oggi è che noi, gli umani, abbiamo fatto emergere una potenza molto molto grande che per il momento abbiamo molto male a sistematizzare, organizzare, padrigionare. E in realtà per il momento la rapidità di diffusione di questa potenza, di questa tecnologia, non permette di domesticarla, non permette di utilizzarla. E questa tecnologia, che per dire così colonizza l'essere umano e la cultura. La nostra sfida oggi è arrivare a una ibridazione felice, per dire così. Un'ibridazione con questa macchina dove la natura umana e della cultura e del vivente non sia schiacciata per la, tra virgolette, natura della macchina, e per il momento è il caso, è così, no? Ma bene, è questa la nostra sfida. Noi dobbiamo cercare a capire come dominare questa macchina, perché siamo invasi per questo nel quotidiano tutti, è quello. C'è il rischio che invece la macchina domini sull'uomo? La macchina non può dominare o non dominare, perché dominare è un'intenzionalità e la macchina non c'è intenzionalità. Questo che è possibile è che l'utilizzazione cattiva della macchina schiacce la potenza dell'essere umano, ma non è perché la macchina vi ha dominati, è perché noi abbiamo utilizzato la macchina in modo di essere sempre di più handicappati. È come se, per esempio, io c'è un ascensore a casa mia, ma se non utilizzo il mio muscolo mai, non è la colpa dell'ascensore, sono io che non ho saputo ibridarmi con la macchina.